Welcome back da Max Black, siamo su NBA 2K19, siamo nel preludio. Nell'altra partita abbiamo deciso più o meno come sarà il nostro giocatore. Qui siamo nel menu, vediamo cosa si può fare. C'è il menu mio giocatore, vediamo che non c'è ancora, non si può andare tipo nel quartiere, non si sa nulla. Quindi vediamo qui cosa c'è. Aspetto mio giocatore. Ah, possiamo migliorare l'aspetto, cioè vedere se c'è qualche capigliatura, qualcosa. Direi di sì. Capelli modifica. Vediamo che capelli possiamo mettere. C'è qualcosa di molto figo. Farei qualcosa un pochino così. Cosa di più moderno, più figo, no? Vediamo questi come sono. Gli undercut non mi piacciono proprio. Direi che questi qua vanno bene. Si possono anche modificare in che modo? Colore capelli. Potremmo fare il classico biondino. Ma sì, dai, buttiamoci su questo biondino. Facciamo qualche stile. Ci sono le saette. Fulmini invertiti. Cioè, due saette ai lati. Non ci credo. La linea, ecco, voglio fare la linea, bellissima la linea. Ok, sfumature no. Perfetto, vediamo se si può fare anche la barba. Cranio no, fronte no, sopracciglia non mi interessa. Occhi no. Naso va bene, guance va bene, bocca. Barba e baffi, ecco quello che mi interessa. Questa è abbastanza figa, direi. Questa fa molto. Questa fa molto Lillard, devo dire. Ok, mettiamo questa. Facciamo questo stile un po' una balotellata. Vediamo come va. Mento e pelle non ci interessa, va bene così. Ok, salva. Va bene, adesso che abbiamo fatto anche questo, ancora le animazioni non si possono fare perché, ripeto, siamo all'inizio, ancora dobbiamo sbloccare tutto. Non so nemmeno dove si possa potenziare il giocatore. Credo che sia questo. Ok. Mi dice di farmi i capelli, però non so cosa. Giochiamo la prossima partita e dimostra il tuo valore mantenendo il dragone volante sotto i 20 punti. Non so cosa sia, credo che sia un'altra squadra il dragone volante. Vediamo. Attenzione, qui c'è un nostro rivale, vediamo chi è. Hanno detto che se questo qua vola noi becchiamo la sconfitta al 100%. Vediamo chi sono. Han, sarà questo il nostro rivale, un po' estroso anche lui con i capelli. Ho fatto allora bene a mettermi anch'io questi capelli un pochino così alla Dennis Rodman. Guardate qui. Almeno sul campo dei capelli ci sfidiamo alla grande con questo tizio. Cos'è l'impeto? Riempi l'indicatore, attiva impeto che migliora gli attributi e aggiunge nuovi contenuti ai nuovi giocatori. Vabbè, una volta raggiunti il 50% di affiatamento con i compagni potrai sbloccare impeto di squadra. Attenzione però, basta un tiro sbagliato o una palla persa per azzerarlo. Non so cosa serve l'impeto, molto ma. Credo che serve. C'è. Oddio, la telecronaca pure in cinese, molto male. Che cambiamo inquadratura subito. Ok, eccoci qua, partiti. Aspettate che le tolgo pure la telecronaca.
Ok, ho tolto la telecronaca in cinese che devo dire che non è molto carina da sentire. Chiedo il blocco. Attenzione, Max Black con un'inchiodata! E arriva l'inchiodata di Max Black subito, attenzione! Guardate qui, che inchiodata! Anche dalla Cina Max Black sta tornando, attenzione! Il like per la prima inchiodata di Max Black. Marchiamo stretto, attenzione a questo qui, si chiama, boh. Stava per perdere palla. Oh, rimbalzone di Max Black. Porto il contropiede. Attenzione, Max Black. Ancora lui. Allarga. Bellissimo. Questo è assist. No, se l'è mangiato, mamma mia. C'era pure il primo assist, però abbiamo preso il rimbalzo. Attenzione, Max Black. Blocco, blocco. Bene. Grazie. Provo la tripla. E c'è la tripla di Max Black. Tripla dall'arco. Bellissima. Che tripla, signori. Ancora Max Black, 19 a 19. Siamo al primo tempo. Mamma mia, che è stata bella questa tripla. Mi sono sentito un po' Durant. Attenzione a questo. Mamma mia, questo qua so che mi romperà le scatole. Mancano 2 centesimi. Attenzione, una bella sfida con questo tizio con i capelli rossi, che non so chi sia. Mi raccomando, il like. Guardatelo, è molto aggressivo. Questi capelli, ma noi con il nostro biondino non siamo da meno. Fine primo quarto. Ok, inizia il secondo quarto. Devo dire che comunque sembra che ci muoviamo abbastanza bene. Quel tizio con i capelli rossi è uscito per adesso nelle rotazioni. Attenzione a questo movimento che esce fuori dal blocco. Eccolo, solo. Sbaglia, rimbalzone di Max Black. Porto il contropiede avanti. Attenzione, raddoppiamo la marcatura, non c'è. Dalla fuori, ottima giocata, chiamo il blocco, finta. Attenzione, c'è la finta. Max Black sull'angolo, prova la tripla. E c'è la tripla con grande assist di Max Black, grande giocata. Ancora lui, Max Black. Attenzione, giocata in post. Molto tranquilla, giocata in poste molto tranquille, l'appoggiamo al canestro con molta tranquillità, B meno e segno dal post. Comunque è bella quelle icone lassù che indicano tutti i tiri, le abilità comunque dei giocatori, tutto quello che hanno fatto. E taglio verso il canestro. Attenzione a questo tiro, è stato bellissimo, c'è la triple di Max Black ancora. Tripla di Max Black, bellissima! Grande tripla, veramente. Questo è il nostro gioco, attenzione. Palla rubata, contropiede. C'è la schiacciata sicuro e arriva la schiacciata di Max Black con più tifosi, aumentano i tifosi. Bellissimo che hanno messo la cosa di nuovo che aumentano i tifosi, che nell'altro gioco non c'era. Grande inchiodata, più tifosi, più 134 fan e segno in contropiede. È uno dei cartellini che abbiamo che possiamo sbloccare. Di nuovo abbiamo rubato palla, bellissimo, peccato, c'era un'altra schiacciata e sicuramente facciamo. C'è l'impeto, provo a usarlo, vediamo che cosa succede. Con R3, adesso vediamo appena ritorna la palla in gioco a usare l'impeto, vediamo che cosa succede. Ok, ho usato l'impeto, mi ha aumentato pure i fan con l'impeto. Attenzione, prendi il rimbalzo, prendi il rimbalzo, cavolo. Comunque con l'impeto a quanto pare divento praticamente on fire. Eccomi. Gioca il blocco per favore. Me ne vado sulla linea di fondo, attenzione. Bellissima, bellissima. Ho aspettato il momento giusto, speravo di farmi fare un fallo, invece ho questo sottomano, sono riuscito ad entrare fino dentro. 14 punti per Max Black. Qui ho optato per questo passaggio, ma forse era meglio che andavo dentro io fino in fondo. Attenzione, Max Black! E prendo il fallo, ottimo! Avete visto come ho scartato l'avversario? Peccato. Becchiamoci questi due tiri liberi. Non so bene il rilascio. E infatti fa schifo. Vabbè, come al solito si comincia con i tiri liberi e fanno schifo, poi tocca a voi allenarvi e cercare di migliorarli. Eccoci nel terzo quarto. Chi marchiamo noi? Non si sa. E perdiamo la marcatura. Meno male che non ci hanno fatto questa tripla e abbiamo fatto anche taglia fuori riuscito.
Tagliamo in mezzo. Fai girare palla, prego. Palla in post. Ancora. Ecco. Fai la tripla. E c'è la tripla con altro assist di Max Black. Ottimo, ottimo. Proviamo un blocco. Dalla qui. Ottimo. Bellissimo questo tiro, come sono uscito fuori dal blocco del tiro in sospensione dalla media. Bellissimo, e siamo a 16 punti. Non ditemi che non mi mette gli occhi su qualche squadra di NBA perché non so cosa dire. Attenzione, rubiamo palla. Contropiede. E mia. Grandissimo, grandissimo contropiede con sottomano da sotto. Ancora Max Black. Certo poteva darmela prima, andava a fare una bella inchiodata, però va bene così, non esageriamo. Proviamo ad andare dentro. Bellissimo questo, qui proprio ho dato tutto e ho segnato in post, grande giocata di Max Black, grande grande giocata, 20 punti. Attenzione, approfittiamo del cambio mano. Rubo palla, attenzione, palla rubata, Max Black ancora pronto. Per l'inchiodata che non arriva perché sono troppo stanco. Però peccato, poteva fare una bella schiacciata. Troppo stanco. Stoppatona, stoppatona, attenzione, 3 contro 2. Il 3 contro 2, assist. Mettila dentro. Bellissimo, 3 contro 2, sempre assist di Max Black, grandissimo in contropiede. Bella, bella, bella questa azione. Attenzione, qui se la porta fuori. No. Max Black all'angolino. Eccomi, provo un tiro dall'angolo che va dentro. Dall'angolo Max Black punisce. 25 punti, 5 rimbalzi, 4 assist. Vi ho punito, bastardi. Sono pronto per l'NBA. Attenzione a questo tira. Non ho lasciato la marcatura di questo tizio qui, che è molto pericoloso. È molto pericoloso. Ok, mi danno sempre palla a me, vuol dire sono un giocatore importante. Attenzione. Cerchiamo qualcuno che esce dai blocchi, non si muove nessuno. Ci portiamo all'angolino. Esco dai blocchi io stavolta. 5 secondi, giochiamola in post. Attenzione, bellissima, non so se mi dà l'assist, mi ha dato l'assist, meraviglioso, grande. Sto facendo proprio una super partita, spero che mi paghino di più rispetto ad altre NBA, che ad altre NBA davano veramente pochissimi VC point e crescere senza shoppare era abbastanza complicato. Attenzione, marchiamo forte, rubiamo palla, contropiede, eccolo Max Black in contropiede, stavolta devo schiacciare, ma perché non schiaccia, maledetto? Comunque ho segnato in contropiede, ottimo, ottima cosa. Non so per adesso perché non schiaccia. Credo che sia dovuto al fatto che sono stanco. Brutta. Che cavolo, che brutta difesa qui. Attenzione, però ho fatto un ottimo contropiede. Va bene così. Vediamo cosa fa. Rubo palla. Ottimo rubo palla, 6 secondi. E inchiodala per una volta. Capisco che sei stanco, però qualche inchiodata la potresti fare. Più tifosi. Cioè, in una partita ho fatto tantissimi tifosi. Bellissimo. Vediamo adesso cosa succede. Capisco perché non schiaccia, cioè non schiaccia praticamente, non so perché, credo che dipenda dal fatto che debba avere posterizzatore, boh. Vediamo qui. Ah, ok, più o meno è come quello. Ok, mi ci dai alla media ispiratore e microonde, ah, sono ora dei cartellini che vanno sbloccati, ottimo. Stopper difensivo, specialista dall'angolo, ottimo, spacca ossa, ottimo, e spezza caviglie. Qualcosa ho fatto, attenzione. Pure i riflessi pronti. Ok, per velocizzare. Ah, è qualcosa lì, superamento tetto dei miei punti, 1400 punti. In tutto, tifosi guadagnati 2000, ottimo. Vediamo cosa succede.
Chi è questo? Ma che deve fare sto Han Chi contro di noi? Giusto, giusto, portami in NBA. Sarà qualche osservatore dell'NBA sicuramente che è venuto a vederci. Guardate che sguardo attento. Ok, signori, va bene, questo episodio è finito. Io vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo episodio per sapere come va a finire la nostra storia. Mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale se possibile. Mi raccomando, seguitemi, condividete il video. Ciao a tutti.